Allora, lo spettacolo dal punto di vista scenografico è uno degli impianti attualmente in Italia più grandi in tour. Considerate che viaggia con 3 bilici e con un cast di 50 persone. Unisce elementi di scenografia tradizionale, quindi costruita come nell'opera italiana, a elementi di scenografia il top del livello della multimedialità, quindi con proiezioni tridimensionali su 3 livelli differenti, che si unisce quindi alla tradizione invece della scena. Indubbiamente è uno spettacolo che riesce soprattutto nei giovani ad avere un appeal fortissimo, perché diciamo alcuni ragazzi lo descrivono come entrare in un videogame, e questo riesce in 2 ore e mezza di spettacolo ad attirare totalmente l'attenzione dei giovani. Chiaramente per gli adulti c'è più un'abitudine invece a un teatro che racconta l'opera italiana per eccellenza, quindi c'è anche più una facilità a seguirlo. Al quello si unisce anche una musica d'eccellenza che si allontana un po' dai canoni del musical attuale, diciamo pop, fondamentalmente pop, ma è cantato in modo pop su una musica abbastanza tendenzialmente che si avvicina all'opera italiana. Allora, il testo è stato riletto in una chiave molto molto attuale. La Divina Commedia, che è stata scritta, come sappiamo, 700 anni fa, visto che a breve si celebrano il settecentenario della morte di Dante Alighieri, il 2021 sarà l'anno di Dante, ha però dentro di sé, per quello ancora oggi se ne parla a livello mondiale, consideriamo che è il secondo libro più letto al mondo dopo la Bibbia, perché racchiude una modernità assoluta. Dante nel 300 scriveva già di Pia de Tolomeo, di Francesca, che sono fondamentalmente oggi, possono essere viste come femminicidi. E quindi c'è una bella lettura in chiave moderna. Per me la cosa più bella è vedere il pubblico uscire, giovani fantastici, ma nel serale persone che si commuovono. Sì, una bella sfida che mi consente di poter dire che in 34 edizioni del mio festival Fatti di Musica in Calabria gli spettacoli più imponenti, più belli, più speciali sono riuscito a portarli nella nostra regione. In teatro questo è molto impegnativo, nel caso di produzioni così complesse dal punto di vista dell'allestimento. Però la risposta premia anche a volte gli sforzi. Abbiamo 2 repliche mattutine per le scuole che sono già sold out da settimane, anche per i serali 3 repliche, una grande partecipazione, spettacolo appunto prima questa sera, però sabato sera seconda replica, domenica pomeriggio alle 17:30 abbiamo, per chi magari è impossibilitato durante le settimane, abbiamo messo un altro spettacolo, quindi ci auguriamo di poter fare il sold out anche nei serali. C'è ancora disponibilità di biglietti. Il Teatro Politeama è sicuramente una cornice straordinaria per un'opera di questa qualità, quindi il comfort del teatro, contrariamente ai palasport, dove spesso siamo costretti a portare per questione di spazi questi grandissimi spettacoli. Una 34esima edizione del mio festival, che è partita davvero alla grande con Mika, popstar mondiale, con Negrita, Guigui e Rocchio dei Queen, appunto la Divina Commedia.